scorso autunno abbiamo organizzato una mostra sulle architetture militari, ovviamente incentrata a Siena, sulla fortezza medicea di Siena, coinvolgendo il comitato scientifico di Icofort. Da lì nacque questa opportunità che abbiamo voluto cogliere. Icofort doveva scegliere una sede nel mese di giugno dove concludere quella che verrà chiamata poi la Carta di Siena, cioè una carta dove finiranno le linee guida per il restauro delle strutture militari e delle fortezze nel mese di novembre come una conoscenza, per portarla invece a una definitiva stesura a Siena. Sicuramente c'è ancora di svolto pratico, perché da questa carta nasceranno delle linee guida per il recupero di queste strutture, per il restauro nel migliore dei modi e nel modo più avanzato possibile, con le ultime ricerche, di questo tipo di strutture. Il Comune di Siena è orgoglioso di avere ospitato e di avere supportato il lavoro dell'Ordine degli Architetti su questo lavoro così importante, perché ha messo a confronto esperienze diverse, luoghi differenti, e questo è sicuramente anche in tempi come questi un motivo in più per confondere le culture, per avvicinarle e per confrontarsi. Today is an important day in the history of Icofort. We have been working for 10 years on the development of a charter on fortifications and related heritage. Today, we finally completed the final draft. In the past, fortifications mean war, blood. But today, as well as protection and conservation, we have to think in other values of tolerance and the collective memory. With the cooperation of Siena Architecture Association, they helped a lot and they provided the precious time and place. And we hope this finalized Icofort Charter should be spread to the world. We believe that the guidelines, the principles of intervention, the values of fortifications that we have established is a very important subject, and it will be very helpful from now on.